Ciao a tutti, nuovo video challenge con l'armadio. Challenge con l'armadio, spero di creare una nuova challenge qui su YouTube. Comunque questa volta, come avevo promesso, faccio quello con il colore nero. Come sapete, se sapete, io adoro il colore nero. Sì, lo sfondo è diverso perché ho girato la videocamera. Vedete, quello che io guardo sempre dalle mani. Comunque, come uno dei primi outfit, c'è questa. Stavolta riesco a farvi vedere magari meglio. Forse si vede che è fatta così. Così, e poi è tutta lunga e si vede. Sì, è una ripresa un po' larga, però non so se riuscirò a far vedere tutto. Comunque è una tutina che avevo preso da The Tennis l'anno scorso. Era dotata di elastico sotto il seno, mi dà fastidio, l'ho fatto tagliare da mia mamma. Ho messo questi pantaloni sempre a costine, perché non, io vi avevo detto della tutina è a costine, il fantastico. Comunque sono pantaloni quelli proprio tre quarti, molto morbidi, a costine, presi sempre da The Tennis. Ciao The Tennis, faccio la storia delle commesse di The Tennis, ma sono diventata anche loro amica, quindi non capiranno mai la cosa. Con i pantaloni ho deciso di abbinare questa maglietta qui, maglia di Zara, che ho preso l'anno scorso d'estate, grigia semplice, molto molto carina. Se questa la mettete, facciamo così, non si vede niente, poi vedete solo la maglietta, che è questa, eccola qua. Sì, anche quella che ho addosso è di Zara. Ciao Zara. Sì, lo sapete che io ho un amore spassionato per Zara, non è una novità. Poi ho messo primo, secondo, terzo, quarto outfit canottiera di The Tennis, ma va, canottiera di The Tennis che per quest'anno è bellissima. Io quando ero piccina volevo tatuarmi di questi, tipo la luna, il sole, era troppo figo, però crescendo la legge Nike mi risogno i tatuaggi. Abbinato la canottiera, ho messo questi bermuda da uomo di The Tennis. Se volete rubare un capo di abbigliamento al fidanzato, al fratello, papà, eccolo. Questi neri che sono da casa, da tempo libero, sono da uomo, sono fantastici perché arrivano poco sopra il ginocchio, sono lunghi e comodi, non li stringono. Io avevo preso una taglia grossa, un XL da uomo, quindi fate voi. Poi a che altro siamo? 1, 2, 3, 4, quinto outfit, questo maxi vestito, maxi maglia, se la vedete dentro, arriva sotto il ginocchio. Io l'ho presa scontatissima nei saldi di quest'anno estivi, e c'è anche di color beige, però io l'ho detto, la presa nera è di Zara ed è comodissima. Ok, che vi ho fatto vedere prima di Zara, l'ho abbinata anche un'altra cosa che vi faccio vedere, che
sono questi jogger, come li chiama Zara, i suoi jogger. Jogger neri di Zara, con le tasche che cadono dritti. Io ce li ho così, neri. Neri con le strisce bianche e grigi. Ho preso anche quelli con la banda rossa e bianca, ma non sono così. Sono tipo più leggings. Zara fai anche fatto così, ma blu. Mi piacerebbe tantissimo. Dando un consiglio. Poi, come capospalla, visto che ultimamente o siamo andati fuori città o ci uscivamo la sera, quindi c'era un pochino più freddo, come capospalla ho scelto questa felpona, ripeto, da abruzzese, non so se avete voi anche un abruzzese nella vostra città, una felpona lunga che vi arriva all'altezza fianco, con il cappuccio, è molto molto comoda e anche molto calda perché è foderata. Ultimo capospalla, qui c'è un'altra, comunque il capospalla, eccolo qua, altro capospalla di OVS che a me piace tantissimo, che è praticamente un cardigan senza bottoni, senza cerniera, senza niente. Ce l'ho da tanti anni e ancora è perfetto. Ve lo mettete così ed è bellissimo. Sì, adesso un accrocco disumano con, però è stupendo. I padaggi di H&M, fatto vedere prima, non li ho abbinati con la maglia di Zara, ma li ho abbinati con la maxi maglia di Terra Nuova Nera, che a me fa da, praticamente da vestito. Potrebbe passare benissimo per un vestito, ma io non lo metto come vestito, metto come maxi maglia. Abbinate i pantaloncini per evitare che si vedano cose da non far vedere. Comunque, questo era il video. Adesso cerco di editarlo perché ho avuto anche dei problemi, visto che lo sto girando di sera con la luce della stanza, un po' di impicci vari, sto anche straparlando se si vede. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like e un commentino, iscrivetevi al canale perché sono pazza, vero? Seguitemi anche sui social, io ve li metto nell'immagine in fondo al video, o se no ci sono qui sotto in descrizione del canale. E niente, vi mando un saluto, un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.